Ciao a tutti! Ciao! In questo video parleremo di uno degli aspetti molto importanti per quanto riguarda l'importazione e le successive certificazioni. Allora, dobbiamo ricordarci di una cosa molto importante, che una volta importato un prodotto, in questo caso possiamo fare un esempio, la Cina, siamo completamente responsabili, della vendita di quel prodotto su quel mercato. Quindi tutte le responsabilità sono nostre come venditori di quei prodotti. Quindi c'è un po' di confusione intorno all'argomento, soprattutto di chi ha la responsabilità finale, eccetera. Mattia, chiariscici per favore tutti questi aspetti per quanto riguarda la responsabilità e la vendita dei prodotti una volta importati. Allora, nel momento in cui acquistate un prodotto fuori dal mercato europeo, sostanzialmente lo dovete importare e in quel momento siete parificati al produttore e quindi con tutte le responsabilità derivanti dal fatto di essere produttore di quel prodotto. Anche questo è valido nel caso in cui applicate o non applicate il vostro brand sul prodotto. L'aspetto fondamentale che alcuni ci chiedono è: ma se io importo un prodotto che è marchiato XY del fornitore cinese e il fornitore cinese mi fa la dichiarazione CE, la dichiarazione CE è valida? No, nella sostanza dichiarazione CE del produttore cinese, il fornitore cinese non è valida. Sarebbe valida se il produttore cinese avesse una sede all'interno dell'Unione Europea oppure avesse un mandatario all'interno dell'Unione Europea che sia una persona fisica o una persona giuridica. Quindi, importando voi dei prodotti da un fornitore cinese, diventate voi garanti nei confronti dei vostri clienti del fatto che il prodotto sia conforme alle normative europee. E quindi sarete voi a dover sostanzialmente redigere, tra virgolette, la dichiarazione CE del prodotto. Questo sembra una cosa molto complessa e sostanzialmente lontana da molti, dalla realtà di molti. Non è così complessa. Nella sostanza dovete farvi inviare un campione del prodotto, analizzarlo, farlo analizzare se non avete le competenze, da uno studio che vi certifica sostanzialmente che quel singolo prodotto è conforme alle norme europee. Poi, se il vostro fornitore, in particolar modo lo consiglio, sia certificato 9001 e quindi abbia uno standard di controllo della qualità del prodotto, voi siete sicuri che il vostro fornitore produca secondo gli standard europei, quindi siete tranquilli che quello che importate sia conforme alle norme europee e quindi potete mettere, tra virgolette, a cuor leggero la dichiarazione CE. Oltre appunto alla dichiarazione CE, il nostro consiglio è anche di verificare le varie certificazioni o comunque dichiarazioni di cui il prodotto che state per vendere ha bisogno per essere venduto in Europa. Esatto. Perché appunto oltre alla dichiarazione CE potrebbero esserci anche degli altri tipi di permessi Ma certo. o comunque documenti, dichiarazioni e certificazioni di cui si ha bisogno e lì appunto potete fare delle ricerche individuali tramite internet per farvi un'idea e poi sicuramente il consiglio è quello di rivolgersi dagli studi esperti e di farvi consigliare. Una delle strategie anche per capire è quello di prendere un prodotto già venduto in Europa e di vedere magari il packaging, di vedere magari i simboli delle varie certificazioni fatte, eccetera. Quello sicuramente vi darà un indizio su che direzione prendere. Sì, infatti, cioè andare a comprare non so, il leader del settore per ipotesi delle creme e analizzare il packaging in base alle etichette, al tipo di certificazioni, questo vi può dare una linea guida su come operare. E poi, come diceva Vadim, bisogna ricordare che qua in Italia abbiamo la fortuna che ci sono delle associazioni di categoria per specifici settori e quelle sono molto informate su quel settore lì. Sicuramente se vi rivolgete adesso non me ne vogliano, un commercialista, il commercialista ha un ruolo completamente diverso. Vi dovete proprio rivolgere all'associazione di categorie per quel specifico prodotto. Loro vi sapranno guidare su cosa fare e come fare per ottenere quelle specifiche certificazioni. Assolutamente, un ulteriore modo molto intelligente per capire che tipo di certificazioni servono sono proprio le informazioni dei fornitori. Quindi vi rivolgete a fornitori più di uno possibilmente, così potete confrontare le informazioni che vi forniscono e chiedete a loro cosa serve. Quindi a quel punto vi rendete conto, quindi se dovete fare per esempio un prodotto col vostro marchio, vi fate un'idea completa di quello che serve.
Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!